Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di VMotion, il progetto che concluderà come sempre Opera Estate Festival, l'edizione quest'anno, appunto 2020, del 40° anno del festival. Siamo in presenza e in diretta Facebook, come sarà una gran parte del nostro programma di VMotion quest'anno, soprattutto di VMotion Danza, ma ve ne parlerà diffusamente tra poco Roberto Casarotto. VMotion, dicevo, è la parte da sempre più contemporanea, più innovativa di Opera Estate Festival. E si declina anche quest'anno, per questa edizione speciale davvero in tutti i sensi, si declina anche quest'anno in danza, teatro, musica. Quindi si parte il 19 di agosto con una 5 giorni molto densa, appunto dedicata alla danza contemporanea, alla ricerca più innovativa nell'arte coreografica. E subito dopo con VMotion Teatro, con invece le compagnie del teatro italiano, soprattutto più innovative, con nuove produzioni, con produzioni anche che hanno molto risentito di questo tempo che stiamo vivendo, e conclusione poi infine con VMotion Musica, con la musica contemporanea e le sperimentazioni appunto della musica contemporanea. Lascerei però subito la parola a Roberto Casarotto, che è il curatore di VMotion Danza e che ci racconterà il programma di quest'anno. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per essere collegati con noi. VMotion quest'anno abiterà lo spazio fisico e lo spazio digitale. Dal 19 al 23 agosto avremo attività negli spazi all'aperto di Bassano del Grappa e dal 20 al 23 agosto una parte molto ricca del programma sarà presente nello spazio digitale. Sarà possibile ricevere un link iscrivendosi al nostro sito e quindi avere accesso gratuitamente a tutto il programma che andrà online dal 20 al 23 agosto, dalla mattina a tarda sera. Il programma si articola come sempre in incontri che al mattino ci accompagneranno a riflettere su alcune tematiche legate alla parola well-being, benessere, che verranno viste dalla prospettiva della salute, delle collaborazioni, dell'equità e della spiritualità. Queste tematiche sono scaturite da dialoghi intercorsi tra artisti, drammaturghi, filosofi che in tempo di lockdown hanno interagito, discusso, attivato dei dialoghi tra i continenti ed è proprio attraverso gli interventi di esperti, di persone che inviteremo a connettersi con noi dall'Australia, da Hong Kong, da tutta Europa, che attiveremo appunto una riflessione su queste tematiche. Queste tematiche avranno delle eco nel programma pomeridiano che presenterà dal vivo e online gli spettacoli che prenderanno vita in spazi di Bassano e che sono tutte delle prime nazionali. Sono spettacoli che sono nati e si svilupperanno qui nella nostra città, che portano le eco di quel periodo trascorso tra marzo e maggio, e che hanno coinvolto centinaia di cittadini in alcuni processi creativi condotti da alcune delle artiste che accoglieremo nel programma. Accanto agli spettacoli avremo dei momenti di approfondimento anche al pomeriggio. Alla sera daremo spazio a quelle creazioni, sono 15 progetti ideati per lo spazio digitale, quindi eventi che vivono nel virtuale e che portano le voci di artisti attivi a Taiwan, ad Hong Kong, negli Stati Uniti e in diversi paesi europei. Dal vivo avremo una nuova creazione di Ciro Guglielmi con la musicista Rosa Brumello. Diary of a Move di Masako Matsushita, un percorso che ha coinvolto una sessantina di cittadini che da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero hanno tenuto un diario per un
un periodo che va da 15 a 30 giorni, invitati a segnare ogni giorno dei movimenti. Questo spettacolo si costruisce attraverso i movimenti creati e narrati dai cittadini e diventerà la prima collezione di movimenti e di danze che sarà donata al Museo Civico di Bastano, quindi entrerà nel patrimonio culturale della città come una fotografia di un tempo specifico vissuto da un'umanità. Masako danzerà alcune delle danze descritte da questi cittadini nel Museo Civico, nel chiostro del Museo Civico. Nello stesso spazio prenderanno vita dei duetti pensati da Yasmin Goder, che da Israele ha diretto quattro danzatrici del territorio. Sono due duetti che verranno proposti a coppie di persone che vivono nella stessa casa, e quindi qualcosa di intimo e straordinario che investigherà il tema dell'empatia. Collettivo Cinetico ha commissionato ad Alessandro Sciarroni una nuova creazione e Alessandro si è ispirato a un brano di John Cage, In a Landscape, che connette il lavoro di ripetizione, il movimento perpetuo, a quella che può essere una dimensione che porta il corpo verso una situazione spirituale, una trascendenza. Ed è quello che vedremo materializzarsi negli spazi di Bassano. Sara Sguotti lavora con i nostri Dancewell Dancers, il gruppo di persone che durante l'anno danza nella città, e quindi in Pleasure on a Chair esplorerà i piaceri che il corpo attiva e di cui il corpo si vuole investire, e porterà ancora una volta tutto quel lavoro che ha iniziato con questi danzatori dal mese di aprile a prendere vita e essere condiviso con gli altri. Dagli Stati Uniti, Nora Cipaumire dirige Virtual Studies for a Dark Swan 2020 ed è un lavoro ispirato all'immagine del cigno nero che non muore. In questo momento questo lavoro ci connette a tutti quei movimenti Black Lives Matter e di emancipazione delle diverse identità culturali. È un lavoro costruito per sei danzatori del territorio e che ci porterà appunto a incontrare questi cigni che perpetueranno la loro esistenza, la loro lotta per restare umani e vivi, nonostante le incombenze che investono il nostro tempo. Chiara Frigo, Silvia Gribaudi e Marigia Mangipinto portano con tre passi una proposta un po' giocosa, diciamo una proposta ludica, scoprire nei Giardini Parolini un itinerario, quasi una caccia al tesoro, che connetta il passato, il presente e il futuro, e ancora una volta porti le persone a investigare come scoprire delle opportunità anche nei momenti che ci sembrano più contingenti. E a conclusione del programma di spettacoli dal vivo avremo il collettivo Mine, cinque straordinari danzatori che in tempo di lockdown hanno collaborato con il Conservatorio Musicale Elettronico di Bologna e hanno creato dei brani coreografici che vedremo nel teatro al Castello Tito Gobbi a conclusione appunto di questo programma. Sarà un programma che oltre agli spettacoli e agli incontri coinvolgerà i bambini, avremo attivo il programma Mini V-Motion che quindi ogni giorno proporrà delle classi di danza condotte da Daniele Minarello, Camilla Monga e che porteranno il pubblico più giovane anche a incontrare alcuni di questi spettacoli e a elaborare una propria risposta critica attraverso dei laboratori molto creativi. Avremo ancora incontri, ma anche degli ospiti speciali, i fotografi pigri, che coordinati dall'artista Sara Lando saranno con noi in tutto questo percorso. Vorrei ora invitare Sara a raccontarci di cosa sto parlando. Buongiorno a tutti, grazie Roberto. I fotografi pigri sono un gruppo di una quindicina circa di fotografi che arriveranno a Bassano da diverse parti d'Italia. Staremo tutti a Villa Angaran San Giuseppe e singolarmente lavoreranno a un progetto di base fotografica su un tema che ci siamo dati, che sono i territori dell'assenza. Per arrivare allo sviluppo di questo tema, in realtà vorremmo prendere ispirazione sia dagli spettacoli, ma anche dalle pratiche fisiche che verranno proposte e dalle conversazioni che verranno sviluppate durante la giornata,
e dal posto, per cui sia da Villa Angrana San Giuseppe, ma anche più in senso ampio dalla città di Bassano. E alla fine ogni persona arriverà a una proposta artistica che verrà messa in mostra nel mese di settembre, sempre a Villa Angrana San Giuseppe. Bene, grazie Sara. Veniamo adesso al programma di B-Motion Teatro che dal 26 agosto al 28 agosto, quindi al 29, scusate, quindi in 4 giorni presenterà 10 nuovi spettacoli. Alcuni di questi debutteranno proprio a B-Motion Teatro. E altri sono appunto produzioni dell'ultima stagione, altri ancora nuove produzioni che erano state individuate e predisposte con una certa drammaturgia proprio per essere presentate in questo nostro progetto. Hanno cambiato totalmente natura, hanno cambiato totalmente forma e linguaggio proprio perché hanno incrociato appunto questi mesi di distanza, di assenza e hanno saputo cogliere proprio la vita che tutti noi abbiamo incrociato in questi mesi e hanno saputo anche intravedere il nostro futuro prossimo, il futuro prossimo che ci aspetta sia rispetto alla comunicazione che all'incontro che alla vita che andremo e che stiamo facendo e che andremo a sviluppare. Iniziamo quindi con uno spettacolo, un progetto che verrà presentato più volte nel corso di questi 4 giorni ed è Bookies e Bookies e Book dei Trickster B, una compagnia svizzera di cui B-Motion per estate ha presentato molte fra le sue creazioni molto originali, quasi tutte per un solo spettatore che attraversa uno spazio sia fisico sia sonoro. Accompagnato proprio dalle istruzioni degli artisti della compagnia. Questa volta lo spettacolo, pur per un pubblico molto ristretto, somma però diversi spettatori in uno stesso ambiente e sviluppa, racconta, immerge proprio nel tema del libro come spazio fisico, come spazio immaginario, come spazio che sa raccontare le storie. Verrà quindi replicato per ben 5 volte dal 19 al 28 agosto in uno spazio appunto che è inedito per B-Motion Teatro, ma come avete sentito anche per la danza, quest'anno abbiamo dovuto cercare davvero degli spazi inediti proprio per rendere possibile e fruibile tutto il programma. Iniziamo poi in serata, appunto per il 26, la prima giornata di B-Motion, con una giovane compagnia, si chiama Ferrara Off, presenta Futuro Anteriore, una riflessione proprio sul nostro futuro, sul futuro dei giovani di oggi che saranno destinati ad avere una vita molto lunga, metà della quale sarà da persone di una certa età, e quindi una riflessione proprio sulla vecchiaia del domani, in modo molto ironico. È lo spettacolo vincitore di Inbox Teatro. Inbox Teatro è una rete teatrale a cui partecipa appunto anche Opera Estate Festival, che si propone la missione è proprio di indagare il nuovo teatro italiano, di valorizzarlo, di dargli mobilità
proprio per far conoscere i giovani artisti, le giovani compagnie che si stanno muovendo appunto sulla scena più innovativa e interessante a livello nazionale. Il giorno dopo, giovedì 27, sul palco del castello Tito Gobbi, per la prima volta B-Motion abita anche il castello, proprio perché abbiamo privilegiato molto gli spazi all'aperto, ospiteremo Scena Verticale, una delle compagnie più interessanti emerse negli ultimi tempi nel panorama nazionale del teatro contemporaneo. Presentano lo Psicopompo, che è uno spettacolo premiato quest'anno all'ultima edizione dei premi Ugo per la sua straordinaria regia e ideazione sonora, e la protagonista Miriam Emiliano era anch'essa candidata appunto come miglior attrice agli ultimi premi Ugo. Lo Psicopompo, che è un progetto scritto e diretto da Dario De Luca, che interpreta appunto anche con Mirigliano questo testo teatrale. È la storia di due persone che si incontrano, un infermiere e una signora che si sta avviando verso la fine della sua vita, ed è una riflessione molto potente, molto ben scritta, straordinariamente interpretata appunto sul fine vita e sulla musica classica, perché questi due personaggi sono accomunati anche da una straordinaria passione proprio per la musica classica, per cui questi due temi si incrociano continuamente e sono davvero molto avvolgenti, così come molto avvolgente appunto questo progetto sonoro che accompagna il testo. Avremo poi subito dopo gli Oies, prodotti dalla Corte Ospitale, con un progetto che doveva essere una trasposizione del romanzo Oblomov dello scrittore russo Goncharov. E questo è uno proprio dei progetti che hanno cambiato totalmente natura. Doveva debuttare proprio in questa occasione, ha cambiato totalmente natura e ha colto proprio dal tempo, sospeso dal tempo chiuso in cui siamo stati chiusi, molte suggestioni proprio diventando un'altra cosa, e si chiama proprio Vivere è un'altra cosa. Naturalmente mantiene il legame con il celebre romanzo russo, ma racconta molto di noi e come anche la deriva oblomoviana di questo periodo ci ha toccato in modo profondo. Venerdì 28, un'altra prima, un altro ospite che è stato molto presente a Bassano, soprattutto per quanto riguarda la danza, ma lo presentiamo in B-Motion Teatro perché le sue ultime performance sono una bella contaminazione tra teatro, performance e danza. Sto parlando di Marco D'Agostin che presenta in studio, quindi nella prima versione, questa sua nuova creazione che si chiama Best Regards ed è una dedica, uno spettacolo appunto che si ispira, che ricorda, che rievoca e che discende dall'incontro che Marco D'Agostin ha avuto proprio a Bassano del Grappa all'inizio del suo percorso, quando stava costruendo il suo primo assolo, che poi viene premiato al Premio Giulia Veneto, appunto questo incontro con Nigel Charnock, un grande artista della danza contemporanea, che in quel periodo avevamo ospitato a Bassano per una residenza e per un progetto di formazione. In quell'occasione Marco lo incontrò, lui dice che gli ha
forse non cambiato la vita, ma certamente impresso un segno molto potente. E questo spettacolo rievoca proprio quell'incontro, rievoca quella figura potente e rievoca anche il percorso che ne è derivato. Un altro progetto, sempre venerdì 28, che ugualmente ha avuto una deviazione, una variazione, nel quale appunto il periodo del lockdown ha lasciato un segno, è quello della piccola compagnia d'Ammacco. Spezzato è il cuore della bellezza, è il titolo di questo progetto, ed è un incontro a tre, un incontro tra una coppia e tra un'intrusione in una coppia. E ripeto, anche per questo il tempo di chiusura e di fermo, soprattutto degli artisti, non dimentichiamolo perché gli artisti sono stati i primi ad essere chiusi in casa, i primi ad essere, tra virgolette, liberati, e quindi con l'impossibilità di dedicarsi a una costruzione nei luoghi dove di solito questo avviene, quindi nei teatri, negli spazi di prova, negli spazi di condivisione, anche questo progetto, diretto appunto da Mariano D'Ammacco, che lo interpreta insieme a Serena Balivo e a Erika Galante, ha avuto appunto delle deviazioni interessanti. Un altro progetto totalmente cambiato è quello dei Babilonia Teatri. I Babilonia Teatri avevano ideato e avrebbe appunto debuttato anche questo progetto al Indie Motion Teatro. Uno spettacolo doveva essere sulla censura e sulla censura vista dagli occhi dei bimbi, dei bambini. Questo ha cambiato davvero totalmente natura. Si chiama adesso Natura Morta ed è proprio una riflessione dove gli artisti coinvolgono direttamente gli spettatori proprio sul tempo che abbiamo passato e soprattutto sul futuro che ci aspetta. Quindi una riflessione sul mondo e l'umanità tutta che si spostano da reale a virtuale e simboleggiato proprio da questo palco vuoto dove gli spettatori saranno chiamati appunto, che gli spettatori saranno chiamati a circoscrivere, invitati poi all'interazione appunto da Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, i Babilonia Teatri. Quello che non è cambiato invece è la performance di Marta Cusco. Si chiama, è un making of, quindi una presentazione, un dietro le quinte, una dissertazione, un incontro con gli spettatori per raccontare dello spettacolo a cui sta lavorando. Si chiama Earthbound e Marta Cuscunà in questa occasione davvero ci porta dietro le quinte, ci porta dentro le animazioni che solitamente utilizza appunto per le sue creazioni, quindi degli oggetti meccanici, delle costruzioni meccaniche che ci racconterà e che ci presenterà per raccontare appunto del suo nuovo spettacolo che va alla ricerca di un futuro prossimo dove siamo chiamati a ricostruire quelle parti della nostra terra che siamo riusciti a distruggere. L'ultima giornata è dedicata a una nuova creazione della compagnia Berardi Casolari, si chiama I figli della frettolosa. È uno spettacolo che vede la collaborazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Gianfranco Berardi è l'attore appunto,
ideatore della compagnia è una persona appunto non vedente, e questo progetto viene realizzato assieme a un gruppo di persone del territorio non vedenti o ipovedenti che parteciperanno prima e per la realizzazione appunto di questo progetto a un workshop intensivo proprio per costruire appunto insieme a questi attori lo spettacolo I figli della frettolosa. Un altro, l'ultimo diciamo, progetto che invece percorre tutti i giorni di VMotion Teatro, quindi dal 26 al 29 di agosto, è un Amleto molto particolare di Capsirago Residenza. È uno spettacolo che è stato presentato davvero ovunque e in molti luoghi da quando appunto questa compagnia l'ha ideato, e è un incontro degli artisti della compagnia con un solo spettatore. Naturalmente è stato fatto sempre finora in presenza, per questo tempo ne è stata studiata una versione virtuale, quindi un solo spettatore che si collega con gli artisti della compagnia alla ricerca di un proprio del nostro Amleto, di quell'Amleto che alberga in ognuno di noi. È un gioco teatrale, appunto legato all'opera shakespeariana, che coinvolge i semi delle carte proprio per scoprire in una specie di incontro divinatorio quanto abbiamo a che fare con questa storia così fondamentale, non solo nella storia del teatro. Ecco, io direi che per quanto riguarda VMotion Teatro è tutto. La cosa interessante da dire è che ci saranno anche qui dei percorsi per gli spettatori che incontreranno gli artisti, che potranno approfondire i temi degli spettacoli. Si chiama, è appunto un laboratorio di audience development, si chiama Abecedario e verrà realizzato in collaborazione con Color Teatri. Per tutte le sezioni di VMotion Teatro, per accedere, c'è la possibilità di avere una tessera che consente l'accesso a tutti i progetti, a tutti gli spettacoli, e naturalmente sarà possibile invece anche accedere ad uno solo o più di uno degli spettacoli che vengono scelti. VMotion poi si conclude con il progetto di VMotion Musica e Sofia Girardi, che è la giovane curatrice di questo progetto. Buongiorno a tutti. Allora, VMotion si chiude con VMotion Musica, una 3 giorni tutta al Garage Nardini, chiaramente con un programma tutto italiano. Si inizia mercoledì 2 settembre con il progetto On Gone di Antonio Bertoni. Antonio negli ultimi anni si è dedicato ad una profonda ricerca della musica tradizionale, che però ha saputo elaborare in maniera contemporanea, quindi con l'elettronica e comunque con la sua conoscenza di bassista, con il suo background da musicista consolidato, e presenta il nuovissimo album uscito da un paio di settimane, forse 3, che si chiama Dispersione, un album appunto che è un buon mix di musica tradizionale, musiche africane, suonato con strumenti tradizionali, ma anche con strumenti canonici, quindi pianoforte, basso, eccetera. Per l'occasione sarà accompagnato da altri due musicisti consolidati e presenti nella scena contemporanea, che sono Stefano Piglia e Paolo Longardi, quindi sarà un bel concerto ricco di suggestioni. Proseguiamo giovedì 3 settembre, presentiamo Roberto Fega, un altro musicista di forte esperienza,
Per Roberto Frega, una cosa che mi è piaciuta molto è l'importanza che dà all'aspetto performativo del concerto, quindi utilizzando comunque strumenti elettronici e suoni casuali che poi, con cui gioca e crea appunto la musica, dà un aspetto molto importante anche all'aspetto visivo e quindi all'aspetto di dialogo col pubblico e con l'ambiente che lo circonda, quindi in questo caso con Gerardina Bellini. Chiudiamo la rassegna il venerdì 4 settembre, presentiamo un giovane sassofonista napoletano, Antonio Raia, che collabora con musicista di elettronica Renato Fiorito, che collabora con lui quasi diciamo per sottrazione, ovvero la loro collaborazione nasce per esaltare in maniera assoluta il solo di sassofono di Antonio Raia, per cui un duo solo molto, molto suggestivo. La cifra di Antonio è proprio quella di suonare il sassofono in maniera molto viscerale, in maniera molto drammatica. Sarà anche certo interessante anche questo, che chiuderà la rassegna e chiuderà anche Vimosho. Lascio la parola a Rosa per chiudere, chiudiamo la. Posso aggiungere una cosa su certo. Lascio la parola a Roberto. Visti gli spazi che andremo ad abitare e il numero di spettatori che potremo accogliere, raccomandiamo la prenotazione anche di card che, come aveva introdotto Rosa, sono disponibili, pertanto contattateci alla biglietteria o attraverso il sito. Per la parte online, ripeto, è sufficiente iscriversi, registrarsi, riceverete poi un link. Avremo tutta una serie di documentazioni parallele seguite da abisidens.eu, che è un sito dove potrete raccogliere, no, le elaborazioni, le suggestioni, l'eco di quello che accadrà. E avremo tantissimi progetti. Questa edizione di B-Motion è sostenuta in particolare da progetti attivati e sostenuti dai programmi Creative Europe dell'Unione Europea, dall'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, dall'Ambasciata di Israele e da molti sostenitori privati e pubblici che ci hanno reso possibile continuare questo lavoro, che ringraziamo in questa occasione, l'IBACT e tutte le istituzioni che lavorano con noi durante l'anno. Ringraziamo anche tutti gli artisti che con estrema generosità hanno cambiato, stravolto, ideato, coimmaginato con noi lavori per lo spazio fisico e digitale, e vi invitiamo tutti a raggiungerci e stare con noi per questi giorni di festa. Chiudiamo quindi davvero invitando il pubblico appassionato delle espressioni appunto più contemporanee delle arti performative ad essere con noi e a prenotare eventualmente volessero approfittare appunto di tutto il programma Danza Teatro Musica, la card unica che è appunto disponibile, oppure le diverse card per i diversi progetti. Quindi arrivederci alla fine di agosto a Bassano in presenza o a Bassano anche da lontano e arrivederci, grazie.